Mister Cascino qui dal pochissimo di Fossano, per il Cornigliano è arrivata una sconfitta 4-2, ovviamente una partita che è stata fortemente condizionata dai tre gol presi nel primo quarto d'ora. Sì, una partita così importante, tra l'altro l'abbiamo preparata bene e abbiamo iniziato anche benissimo perché abbiamo subito, dopo 5-6 minuti, preso in mano il pallino del gioco, abbiamo costruito due occasioni, potevamo anche passare in vantaggio. Al primo errore noi sapevamo che non possiamo concedere a una squadra così forte da metà campo in su la possibilità di ripartire, abbiamo fatto questo errore in uscita, sono ripartiti rigore. E poi hanno avuto loro subito queste possibilità di fare due gol in 10 minuti, che chiaramente è una partita così importante di cartello, ci mette nelle condizioni di giocarcela poi in maniera completamente diversa. È normale che dobbiamo recitare mea culpa perché è una squadra così importante da affrontare, non si può concedere a una squadra così tre gol in 10 minuti, quindi questo è il motivo sicuramente per noi di riflessione, di crescita, perché abbiamo dato la possibilità a loro subito di metterla in un certo modo e allora poi la reazione secondo tempo, quella che mi aspettavo, quella che sapevo che potevamo avere, c'è stata. Abbiamo fatto due gol, loro ne hanno fatto uno, abbiamo concesso sicuramente qualcosa, ma era messo in conto. Abbiamo avuto tante occasioni noi pure per accorciarla e giocarci una parte di secondo tempo, magari per poterla pareggiare, però è chiaro che è inconcepibile prendere questi tre gol in 10 minuti, che chiaramente non va bene. Mister, che lotta sarà questa lotta per l'alta classifica? Perché comunque oggi il Canelli ha perso, diciamo pure a sorpresa, contro l'Olmo, Moretta che ha battuto il Dertona, quindi tanti risultati importanti che mantengono una classifica molto, molto incerta lassù. Eh sì, però io sinceramente sono abbastanza amareggiato Certo. perché una partita, ripeto, così importante non possiamo farla incanalare in quel modo lì. Stiamo dimostrando quando andiamo sotto di non avere la capacità, l'esperienza di ricompattarci, aspettare. Poi è vero che sono arrivati i due gol, il secondo e il terzo, in maniera anche rocambolesca, il primo su una ripartenza loro, il secondo su una seconda palla, calcio d'angolo. Però dobbiamo anche sulle marcature preventive, ci abbiamo lavorato, e sui falli tattici che loro ne hanno fatti tanti e noi avevo chiesto di farli chiaramente in fase di ripartenze, ma non siamo stati bravi a farli, per cui queste anche pecche di inesperienza da parte di tanti giocatori, la linea difensiva alla fine è tutta giovane. Deve crescere e deve maturare. Noi ancora abbiamo 15 partite, abbiamo la possibilità, ripeto, di lavorare su queste cose. Sicuramente la linea 4 ci permette di sfruttare tanto le nostre capacità offensive e sinceramente abbiamo anche giocato molto bene. Paradossalmente stiamo parlando di una partita persa 4-2, della quale io sono soddisfatto della personalità e del gioco in fase di costruzione. Purtroppo non abbiamo finalizzato le tante palle avute, però è chiaro che non puoi permettere a una squadra così forte davanti di andare tutte le volte, non fare i falli tattici in maniera intelligente. Questo alla fine è quanto. A metà campo loro avevano tanta forza fisica, sulle prime palle erano bravi, ma io ripeto, sono partite che nascono in un certo modo e prendere tre gol in 10 minuti ci ha chiaramente tagliato le gambe. Lato positivo è che nel secondo tempo
Abbiamo fatto due gol, abbiamo sfiorato tante volte il terzo gol, quindi la squadra è stata viva, la squadra non si è abbattuta, la squadra era arrabbiata per quello che era successo nel primo tempo, però, ripeto, siamo consapevoli del fatto che se vogliamo dire la nostra in maniera importante in questo campionato, dobbiamo acquisire una certa mentalità e crescere sotto il profilo dell'esperienza che tanti, tanti ancora non hanno, ripeto, sulle malizie di determinate situazioni. Dobbiamo